se posso usare questo verbo che non mi piace. Quindi certamente abbiamo aggiunto tante cose per i giocatori del Milan. Mi risulta che lo stiano facendo anche altre società nei confronti dei loro giocatori. Ma io credo che un po' tutti parliamo troppo, parlano troppo i dirigenti, non i calciatori, non darei tanto la colpa ai calciatori. Direi che le tre componenti, ogni società, ogni squadra di calcio è fatta da dirigenti, è fatta da un allenatore, o più allenatori, è fatta da calciatori. Forse dovremmo parlare tutti un po' meno. Dirigenti, allenatori e calciatori. E lasciare poi al gioco giocato, che poi è la cosa più bella che c'è, qualunque cosa. D'altra parte parliamo tutti tanto, tanto i giornalisti, anzi ho sbagliato, cominciamo i giornalisti, i dirigenti, gli allenatori e tutta la filiera. Chi è senza peccato scagli la prima Se pietra. non parlassimo tanto, probabilmente faremmo meno dati d'ascolto e vedremmo meno giornali, abbiamo No, ma anche sai, d'altra parte è necessità così. parli di tu. La cosa più bella è, se nei giornali, quella che mi fanno diventare pazzo, e quando in prima pagina si invoca il fair play finanziario e in quarta, quinta si lamenta perché non vengono fatti acquisti. Questo è paradigmatico, questo è bellissimo. Bisogna rispettare il fair play finanziario. Allora, chi compriamo? Questa è la sintesi, purtroppo. Mister, il Chelsea ha vinto la Champions League contro ogni pronostico, se vogliamo, perché c'erano squadre che erano considerate molto più forti. Forse uno dei segreti di quel successo è stato anche forse la compattezza del gruppo, la duttilità da parte dell'allenatore. Le faccio un altro esempio, col senno di poi. L'Italia gioca con la Spagna e cerca di metterlo sullo stesso piano della Spagna quando gli spagnoli hanno dimostrato di essere nettamente superiori, forse, ma non voglio chiamarlo in causa con l'Italia. In generale, quando si affrontano certe squadre riconosciute decisamente più forti, bisogna essere più duttili, magari trovare degli accorgimenti tattici che possono anche snaturare il proprio gioco, ma che possono essere utili per mettere in difficoltà le avversarie più blasonate. Ma credo che quando si affrontano le squadre, di solito si gioca in funzione della squadra che affrontiamo, e soprattutto quando trovi una squadra che ha certe caratteristiche, come può essere il Barcellona e come può essere la Spagna in questo momento. Però il calcio è bello per questo, perché il Chelsea è vero che ha fatto una grande semifinale sotto il piano tattico. E è una finale vincendo. È anche vero che il Barcellona in semifinale ha sbagliato il rigore, all'andata ha preso due pali, e allora se il Barcellona andava in finale, il Chelsea aveva fatto una partita rinunciataria, l'allenatore veniva messo in croce. Se poi dopo quella partita contro il Barcellona faceva l'allenatore italiano, veniva messo non in croce, su tre croci, e veniva bruciato a fuoco lento. Perché purtroppo è bello per questo, e l'Italia in semifinale aveva fatto una grande partita, era diventata la squadra più forte d'Europa, o mi sbaglio, ha affrontato la Spagna, l'Italia è diventata una nazionale ridicola. Credo che ci vuole equilibrio nel calcio, perché quando si danno i valori dei giocatori non è che cambiano una settimana. Io ogni tanto lo dico, e a volte diventa anche noioso. Io credo che un giocatore, quando è bravo, rimane bravo, e quando è scarso, rimane scarso. Poi c'è l'annata in cui fa meno bene perché ha un infortunio, perché ha problemi a casa, perché il bambino non gli dorme la notte, e l'anno dopo magari lo stesso giocatore fa 25 gol. E il giocatore scarso diventerà meno scarso, ma non diventerà mai un fenomeno. Il giocatore buono diventerà più buono. Però quando si danno dei valori ai giocatori, non è che da un giorno all'altro un giocatore da scarso diventa un fenomeno e quello buono da fenomeno diventa scarso. E quindi credo che il Chelsea abbia usato quelle che sono le sue caratteristiche, le sue qualità, di fronte a due squadre sulla carta più forti. È stato aiutato dalla buona sorte, però a dimostrazione che quando ti metti a disposizione e tutti danno la disponibilità per raggiungere un obiettivo, a volte la buona sorte ti viene dalla tua parte. Buongiorno, una domanda per il signor Gagliani. Voi
Volevo tornare ai costi che lei ha definito difficilmente compatibili. Certi giocatori non possono venire in Italia, sono negli altri campionati, però... Sono mie previsioni, sì. Può essere che mi sbaglio. Però ci siamo dimenticati che, anche se non le piace la definizione di top player, però Ibrahimovic, che è un top player, gioca nel Milan, non gioca in Spagna. In è Italia. Arrivato 2 anni fa. La mia domanda è, alla luce di, salvo che noi ci sbagliamo a dare certe cifre, ma Ibra è un giocatore difficilmente compatibile per un bilancio di una squadra italiana? Di una squadra come il Milan, adesso, oggi? Adesso non arriverebbe in Italia. Se nel 2000, nell'estate 2012 impossibile, che l'estate, l'Italia di 2 anni fa era molto diversa da adesso, quindi la risposta certamente non compatibile con i livelli economici delle squadre italiane. E l'ingaggio è sempre compatibile? L'ingaggio, quello che guadagna il giocatore, è ancora... No, ma io non voglio... No, adesso non parliamo di Ibrahimovic perché non è carina, non è coso. Sto parlando in generale. Certi livelli di ingaggio che io so guadagnano, io so più o meno gli ingaggi di tutti i giocatori più importanti d'Europa. Ce ne sono 10-12 calciatori che hanno ingaggi in questo momento qui non compatibili con le squadre italiane. Quindi non possono arrivare qui. Assolutamente. Sullo specifico, certamente nel 2012 no, sarebbe stato impossibile per qualunque squadra italiana acquisire Ibra, assolutissimamente. E una domanda per il mister, appunto, difficoltà del calcio italiano, ma comunque l'Italia in finale dal punto di vista calcistico non ci dice nulla. Per tutto sommato l'Italia è andata in finale. E quindi forse ci sono anche dei talenti italiani e non siamo forse così indietro come magari spesso o troppo spesso si dice. Io credo che giocatori del livello di Ibrahimovic, di Messi, di Cristiano Ronaldo si contano sulle punte delle dita, quindi non ce ne sono tantissimi. Io credo che i giocatori italiani vengano un po' troppo sottovalutati, perché lo straniero magari fa più effetto, però credo che l'Italia sia stata, se non sbaglio, 4 volte campione del mondo, abbia raggiunto una finale europea giocando un campionato europeo dove tutti la vedevano fuori al primo turno, giro di eliminazione, quindi i giocatori in Italia ci sono, è che a volte vengono un po' troppo sottovalutati, e come credo che tante società siano lavorando bene con i settori giovanili. Negli ultimi 2 anni nel Milan hanno debuttato, qualcuno ha giocato un po' di più, qualcuno ha giocato un po' di meno, dei ragazzi che sono venuti al settore giovanile, ce ne sono altri che sono bravi, che possono, non dico tutti, giocare nel Milan, perché giocare nel Milan non è assolutamente semplice, che però possono arrivare a giocare in Serie A, e quindi anche questo è il fatto che i settori giovanili non vengono trascurati, è una cosa che è campata in aria, perché ci sono, io vedo qui al Milan da 2 anni a questa parte, per quanto ho potuto vedere io, il settore giovanile è ben seguito e ci sono anche dei ragazzi valore. Sì, buongiorno, una domanda per Massimiliano Allegri. Sempre nell'ottica dell'obiettivo di tentare di ridurre gli infortuni, come cambieranno i metodi di lavoro sul campo e la preparazione atletica? Ma non è che quest'anno, perché l'anno scorso abbiamo avuto negli ultimi 2 mesi parecchi infortuni, dovremmo cambiare tutto, perché non è che l'anno scorso è tutto da buttare, c'è solamente da rivedere come abbiamo fatto, andare ad analizzare quei momenti dove ci sono stati gli infortuni. E speriamo, dopo aver passato un po' di tempo ad analizzare tutto, che quest'anno saremo più bravi e un po' più fortunati, che questi infortuni non avvengano, anche perché la dimostrazione degli ultimi anni, senza guardare in casa altrui, della Juventus,
venivano date le colpe ai campi, al tempo, alla nebbia, all'umido, a tutto, e quest'anno hanno avuto pochi infortunati, e quindi cosa che è successo al Milan nel corso degli anni, e quindi credo che una volta che si analizzano le cose e si cercano di andare a vedere quali sono le cause, dopo bisogna ripartire con tutta serenità e senza eccessiva preoccupazione. Sì, buongiorno, una domanda per il signor Gagliani. Detto delle difficoltà di competere in chiave europea, discorso che abbiamo affrontato prima, a livello invece italiano, quanto la preoccupa la presenza di un rivale che, a parte lo scudetto appena vinto, può godere di uno stato di proprietà con quello che ne consegue e anche di una discreta, di un margine di operatività sul mercato al momento superiore a quello che può avere il Milan oggi? Ma guardi, la storia del calcio è sempre stata fatta dalla Juventus, dall'Inter, dal Milan, perché credo che più di due terzi, tre quarti degli scudetti negli ultimi 50 anni hanno vinto queste tre società. Ci sono stati i periodi del Milan, i periodi dell'Inter, i periodi della Juventus, è tutto ciclico. Quindi io sono abituato a ragionare sul lungo periodo. Se faccio nel biennio, abbiamo fatto più punti noi della Juventus, voglio dire. La Juventus è arrivata per due anni settima, poi ha vinto uno scudetto, ne vincerà probabilmente altri, ma succede, voglio dire, io non drammatizzerei mai, è successo all'Inter di arrivare sesta, tocchiamo ferro e auguriamoci che non succeda il Milan, ma magari in futuro succederà anche il Milan. Cioè, il calcio va visto in un arco temporale, cioè non possiamo, voglio dire, un anno fa sembrava che la Juve avesse sbagliato tutto perché arrivava da due settimi posti, cosa che non gli era mai successa nella sua storia. Adesso è arrivata un'annata meravigliosa, francamente io non so che cosa succederà nei prossimi anni. Pensiamo all'Inter dei 4-5 scudetti consecutivi e poi di un sesto posto, pensiamo a noi, voglio dire, che arriviamo decimi nel 98 e vinciamo lo scudetto nel 99, non so cosa dire. Certamente la Juventus sta allestendo una squadra molto importante, avranno in più le coppe europee che non hanno avuto la scorsa stagione, ce la giocheremo senza angosce, voglio dire, non arriviamo da 162 punti negli ultimi due anni, quindi siamo, non possiamo sempre valutare la partita della domenica precedente. Io ricordo con grande orgoglio che nei 26 anni che abbiamo gestito noi il Milan, Silvio Berlusconi, il sottoscritto con tutti, il Milan ha vinto 28 trofei, la Juve ne ha vinti 17, l'Inter 20, noi abbiamo vinto 5 Champions League, la Juve e l'Inter una, quindi la vita continua. Poi se la Juve vincerà nei prossimi anni, torneremo a vincere fra qualche anno dopo, voglio dire, non lo so, ma non farei dei calcoli di questo genere qui, perché mi sembrano non coso. Io ho in mente il periodo in cui, voglio dire, sotto la guida di Silvio Berlusconi ho gestito il Milan. Sono 28 trofei, di cui 13 internazionali, 5 Coppe dei Campioni. La classifica italiana è 5-1-1. Cosa succede nel 2011-2012 non lo so. Poi ci sono stati periodi in cui spendeva molti soldi il Milan, i periodi in cui spendeva molti soldi l'Inter, i periodi in cui, come adesso, spende molti soldi la Juventus. Fa parte della vita, non è che nessuno di noi è virtuoso, nessuno, sono cicli. Voglio dire, un bel momento, noi abbiamo speso molti soldi due anni fa, voglio dire, acquistando negli ultimi tre giorni giocatori fondamentali come Ibra e Robinho. Voglio dire, qualche anno prima l'aveva fatto l'Inter, adesso lo sta facendo la Juventus e la vita continua. Buonasera a tutti. Si parla tanto del calcio, diciamo la crisi del calcio, però vorrei sapere quali sono le misure adottate in Milan, e il signor Gagliani ha quelle idee di avere un partner o un socio per uscire di questa crisi. Ecco, io intanto vorrei dire una cosa. In crisi non è il calcio italiano, in crisi è il paese, cioè il fatturato del calcio italiano. Mi spiace, sono un po' troppo didascalico, ma mi fate sempre le domande e quindi andare avanti. Il fatturato del calcio italiano sta crescendo, negli ultimi anni è cresciuto, quindi il segmento calcio va bene, non sta andando male in Italia. Il problema è negli azionisti del calcio italiano, siccome il calcio italiano non è mai stato a break even, ma ha sempre richiesto molti soldi da parte degli azionisti.
Ebbene, questi azionisti hanno aziende che non hanno più gli utili di anni fa e non possono più mettere i soldi che mettevano anni fa. Quindi è una crisi del paese e non del calcio, perché il calcio è uno dei pochissimi settori